Spesso mi capita di acquistare componenti elettronici, in particolare da questo sito che si chiama TME, perché ha veramente di tutto e soprattutto spediscono solitamente in modo rapido. Bisogna semplicemente stare attenti ai tempi di spedizione. Per esempio qua dice prodotto difficilmente disponibile, oppure qua dice prodotti in magazzino, consegna in magazzino. Insomma, ti spiega se un componente che ordini ti arriva subito, oppure ci mette un po', oppure deve prima arrivare dal venditore, dal produttore. Ok, fatto sta che io ho ordinato dei componenti elettronici, non ho fatto caso a questa dicitura, e su un componente in particolare sto aspettando mesi. Vabbè, poco male, non mi interessa, prima o poi arriverà, avevo già risolto. E quindi ho continuato a ricevere email tipo questa, con variazione dei termini di consegna, bla bla bla, e email di questo tipo, perché non riuscivano ad ottenere questo componente sostanzialmente. Finché qualche giorno fa mi arriva l'email di TME e mi dicono: guarda, stiamo spedendo i tuoi componenti, arriveranno bla 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 fra pochi giorni, eccetera. E dico: oh, finalmente arrivano sti cazzo di condensatori, che adesso non me ne faccio più niente, però me li tengo in scorta qua nei cassettini e mi serviranno per altre riparazioni, bla bla bla. Ok, d'accordo. Aspetto questa consegna. Dopodiché mi arriva questo SMS. E io dico: ma porca troia, pure questa adesso. Non solo ho aspettato mesi per questi condensatori, adesso trattengono pure il pacco, ma vaffanculo. Però guardo il link e dico: ma che cos'è questa roba? Boh, andiamo a vedere. IPS, e già IPS mi suona strano, perché si finge UPS, ma in realtà è IPS, con lo stesso colore. Consegna il pacco in sospeso, hai un pacco in attesa. Il tuo codice di trattamento è questo. Giusto per curiosità, io mi apro se ci riesco il codice sorgente qua. Vediamo se c'è qualcosa di strano. Vabbè, lo vediamo dopo. Monitora il tuo ordine. Tacchete. Fa questo giretto qua. Stiamo localizzando il tuo pacco. Ok. Mancato pagamento delle spese di stadizione. Che palle. Tasse doganali 2 euro. E io mi domando: ma come? Aspetta, la roba arriva dalla Polonia. Io non ho dogana. Cos'è questo programma? Voglio che mi venga consegnato. Va bene. A casa. Vediamo. Giorni lavorativi. Io non lo so. È strano questo sito. È strano. Conferma dell'ordine. Certo, inserisci l'informazione della paga e paga 2 euro. Sì. Mo, infatti, Mozilla mi dice: dove cazzo stai andando su thebestdealdirect.com, eccetera, bla bla? The best deal of the puttana of your sister, oserei dire. No, andiamoci. Voglio proprio vederlo questo sito. Sono su una finestra. Pagamento in sicurezza. Wow! 2215 persone hanno visitato questo sito nelle ultime 24 ore, rendetevi conto. Quindi io per ricevere un pacco devo pagare con carta di credito. Che meraviglia! Shopping. Wow! Sai che c'è? Io non ho niente che arriva da fuori l'Unione Europea. Questo è uno scam. Praticamente ti mandano sta mail, tu pensi di avere un pacco in arrivo, paghi 2 euro perché tanto pensi, vabbè, per 2 euro. Io, che me frega. E hai regalato 2 euro a questi stronzi. 2200 persone hanno visitato il sito, sono già 4400 euro all'incirca, a 2 euro alla volta. Praticamente il sorgente fa tutto lui in una botta sola. Ti fa: sto cercando, localizzando, stiamo cercando, no? Praticamente non fa null'altro che mostrarti cose in sospeso, motivo, mancato. Praticamente è già tutto nella home page. È chiaramente una pagina finta.
Morale della favola, vaffanculo. E va bene, quello che vi volevo dire con questo, con questa storiella, è state attenti a, tra parentesi qua abbiamo dei pacchetti di tme.eu arrivati. Fate attenzione alle email e agli sms che vi arrivano, perché a volte sembrano veramente verosimili. Questo coincideva con una spedizione che sto effettivamente aspettando, ma dall'Unione Europea, quindi... Oddio, la Polonia non è proprio Unione Europea, o no, o sì. No, non lo so. Vabbè, vediamo. Vediamo Google, che cosa mi dice Google. Polonia... Unione Europea, sì o no? Mi pare di sì, perché io non ho... European Union, esatto, e sì, fa parte dell'Unione Europea, quindi non c'è dogana, non l'ho mai pagata la dogana sui pacchi di tme.eu, e quindi questa è la situazione. Fate attenzione, lo spam è sempre un po' più intelligente, a volte sei distratto, magari sei appena svegliato la mattina, non hai ancora preso il caffè, vedi questa mail, bestemmi e dici ma paghiamo sti cazzi 2 euro perché sto aspettando sto pacco da 4 mesi, e invece è una presa in giro. Quindi fate molta attenzione.